Ciao, ciao a tutti. Una domanda che mi fanno spesso e che anche sento nei vari forum, risposte un po' a casaccio, senza aver pensato bene, senza aver provato, è quella: quanto peso in punta? Troppo, troppo poco? Quanto devo mettere la punta esattamente? Effettivamente, il peso della punta ha delle linee guida abbastanza scientifiche e abbastanza probabili, quindi bisogna un po' fare attenzione un po' a tutto. Intanto, tanto per cominciare, bisogna entrare nell'idea che esiste il FOC. Cos'è il FOC? Il FOC è la percentuale di sbilanciamento in avanti della nostra freccia. Quindi noi abbiamo un centro geometrico, che è questo, e poi abbiamo un centro di gravità, che è questo. Okay? Questo è il centro di gravità e questo è il centro geometrico. Questo pezzettino qua tra il centro geometrico e il centro di gravità, questo pezzettino qua in percentuale, è il FOC. Quindi questo pezzettino in percentuale sarà il FOC. Allora noi, ovviamente questo dipende tantissimo dalla lunghezza della freccia e dal peso della punta, ok? Se io avessi più peso in punta, ovviamente avrei un FOC maggiore perché sarebbe più sbilanciata. Ma questa è la mia freccia, la freccia che adopero nel 3D. Nel campagna, diciamo nell'outdoor, è una freccia lunga 27 pollici e mezzo e ha una punta da 70 gradi. Questo vuol dire che per questa freccia in carbonio, che è una VAP, ho circa il 12-13% di FOC, che è il massimo. Ecco, noi dobbiamo ottenere il massimo FOC che il produttore ci consiglia, che poi è semplice, no? Nelle frecce di alluminio dobbiamo avere il 7-8% di FOC, nelle frecce in carbonio come questa, come le VAP, come le Victory VAP, dobbiamo avere 12, 11, 12, 3, fino al 13%, fino ad arrivare alle ACE, che sono le frecce alluminio-carbonio, che possiamo arrivare addirittura al 17%, quindi avere anche un peso in punta importante. Questa freccia è 27,5 e ha una punta da 70 gradi. Al FOC ottimale, quindi non devo assolutamente, perché devo mettere un peso maggiore, avrei un FOC troppo elevato, ok? E le frecce non volerebbero bene, quindi la freccia si costruisce, la freccia si progetta prima di comprare l'arco per quello che noi vogliamo fare. Questa sarebbe la regola generale, che è assolutamente disattesa da tutti gli arcieri. In ogni caso, non preoccupatevi di avere una freccia leggera, troppo leggera o troppo, no, piuttosto dovete avere la freccia assolutamente giusta, che vi dà il FOC più elevato possibile per quello consigliato dal produttore. Ovviamente, cosa cambia? Se io avessi un allungo più elevato, quindi un allungo 29 pollici o 30 pollici, sarei obbligato ad avere uno spine più rigido, quindi una freccia più pesante, e questo mi obbligherebbe ad avere una punta ovviamente più pesante, anche di 90, 100 o 110 gradi. Questo dipende dalla lunghezza della freccia, dalla potenza dell'arco che voi utilizzate per ottenere quello che volete ottenere. Quindi non dimentichiamo, oltretutto, che esiste anche una regola che non è legata propriamente alla punta, ma è legata a tutta la freccia complessiva, nella quale mi dice che il peso di tutta la freccia non può essere troppo poco o troppo. Diciamo che normalmente per l'arco nudo dobbiamo stare intorno, come peso freccia, intorno a 6 grani per libra. Quindi 6 grani per libra vuol dire che non dobbiamo stare più sotto di 6 grani per libra. Vuol dire che se io ho 35 libbre,
la mia freccia non può pesare meno di 210 grammi. Ok? Quindi dobbiamo fare attenzione a questo piccolo particolare anche nella gestione della punta. Quindi 6 grammi per libra per quanto riguarda tutto il peso della freccia. C'è chi dice 5, c'è chi dice 6, c'è chi dice 7, diciamo che 6 grammi per libra, non stando sotto i 6 grammi per libra, siamo sufficientemente a posto. Ma questa freccia qua, ad esempio, pesa 220 grammi ed è perfetta per fare altre fit, però è una freccia molto sottile, è una VAP 900, io la tiro con 35 libri. Le frecce, le alette naturali irrigidiscono leggermente la freccia e la punta è da 70 gradi. E faccio anche l'indoor a 18 metri, quindi nella valutazione della freccia dovete cercare poi nella messa a punto. Non fossilizzatevi nella tabella, assolutamente. Dovete poi cercare la freccia che va bene per la vostra forma di tiro, per il vostro tipo di rilascio, per il vostro tiro. Quindi vedete bene che io ad esempio uso una VAP 900 con 70 grani ed è lunga 27,5 e va bene. Lo strappo della carta è perfetto. Ok? Quindi il peso in punta va ricercato con il FOC, va ricercato, lo dice la balistica, non lo dice la scienza della balistica esterna, il FOC più alto possibile, senza esagerare, e poi fate le prove di rosata, insomma. No? Poi potete utilizzare ovviamente per tiri più distanti, diciamo che per il tiro a 50 metri, ad esempio per il tiro a 50 metri, io uso delle VAP 600 lunghe 29,5, quindi mi sbordano dall'arco tanto così, mi sbordano, però per i tiri a 50 metri, e ho il record italiano, uso delle VAP 600 lunghe 29,5 con punta da 110 e anche lì abbiamo il 13%, di fuoco. È una punta più pesante, è una punta più stabile, è una freccia più stabile e mi serve solamente per i tiri nella gara a 50 metri. Ok? Comunque sperimentate, fate prove, però non dovete prendere in considerazione ad esempio cosa fa il compound. Il compound lasciamoli stare. Per l'arco nudo ci sono altre regole. Ok? Grazie.